Ah, finalmente. Finalmente si parla un po' di italiano. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco e oggi vi volevo parlare dei 10 profumi maschili che mi hanno dato il maggior numero di complimenti. Come ben sapete, io parlo sempre di profumi in questo canale, è un argomento che mi è caro, mi piacciono tantissimo. Ho iniziato questa passione circa un anno fa. Ho iniziato a collezionare profumi perché secondo me sono una delle prime cose che le ragazze guardano in un uomo e che ti rendono in solamente uno o due spray già 10 volte più attraente senza assolutamente fare niente. Semplicemente spruzzandoti un paio di spruzzi di profumo sul collo puoi cambiare completamente persona. E dai, parliamo subito dei 10 profumi. Posizione numero 10, Jean Paul Gaultier Le Male. Questa è la versione fresh, la versione Superman, ovvero una versione che esce, diciamo, una volta all'anno, ma ha un nome diverso ogni anno, ma è sempre lo stesso profumo. Quest'anno mi sembra si chiami Popeye o qualcosa del genere. Comunque è Jean Paul Gaultier Le Male. È un profumo che può essere indossato in qualsiasi occasione, mi ha dato complimenti soprattutto in palestra, lo indosso soprattutto in palestra questo profumo, essendo molto fresco. E è un profumo che mi ha dato complimenti abbastanza strani, però me ne ha dati confronto a profumi che invece ho provato e non ho ricevuto nessun complimento, anche se pensavo fossero dei profumi fantastici. Questo è un profumo abbastanza particolare, molto maschile, molto fresco, sa di. Quindi questo è il numero 10, Jean Paul Gaultier Le Male. Posto numero 9 nella classifica Montblanc Individual. Sì, direi di sì. Montblanc Individual l'ho comprato quando sono stato nel mio viaggio a Praga perché qui in Italia è abbastanza difficile da trovare. Lo trovi in qualsiasi duty free o lo compri online. È un profumo cheap, è un profumo che costa poco, ma ragazzi, porca miseria, ti dura non so quanto addosso. Io l'ho spruzzato, mi ricordo quando ero a Praga e per 2 giorni non riuscivo a toglierlo dalla maglietta. Quindi incredibile per quanto poco costa, di ammorbidente, metallico, maschile, non lo so, non saprei dire, però è veramente buono, sa di shower gel, probabilmente quando vai sotto la doccia e hai uno shower gel, un doccia schiuma buono, sa di questo. Montblanc Individual. Numero 8, Chanel Allure Homme Sport o Extreme. Questo profumo, ragazzi, è un must. Ricordatevi che sì, è vero, è solo il numero 8, ma ricordate che sono i 10 profumi che mi hanno dato più complimenti. Io ne ho provati tantissimi, lì ne vedete pochi, in realtà ne ho 16. Ma in realtà io comunque li provo in continuazione. Io sono quasi sempre da Sephora, sono quasi sempre da Douglas o Douglas, come volete chiamarlo, a provare in continuazione i profumi, chiedere alle persone quanto gli piacciono. Quindi in realtà io ho comprato quelli che secondo me potevano piacere di più alle persone. E alla fine in alcuni casi ci ho azzeccato, in altri casi no. Io adesso vi parlo di questi. Quindi anche se è il numero 8, in realtà sono 10 profumi che mi hanno dato un sacco di complimenti, un sacco di reazioni. Questo profumo, ragazzi, piace a il 95% delle ragazze a cui l'ho fatto sentire. Mi ricordo avevo provato da Sephora Bleu de Chanel, un profumo anche molto famoso, e questo sull'altra mano, e avevo chiesto in giro: ti piace di più questo o questo? 100% delle persone mi hanno detto Chanel Allure Homme Sport. Questa è la versione O Extreme, è una versione che non ti va mai via addosso, dura tantissimo. È un profumo sportivo, lo puoi indossare in qualsiasi occasione, iperversatile. Secondo me è meglio durante il periodo estivo primaverile, però ragazzi, questo è proprio il classico profumo che quando non sai cosa mettere, tac, tac e via, e si va, e si va. Quindi numero 8, Chanel Allure Homme Sport o Extreme. Numero 7, un profumo che se voi guardate altri video di persone che fanno video di profumi su internet,
questo è un must, soprattutto Jeremy Fragrance, un po' la persona da cui prendo spunto per questi video, parla sempre di questo profumo, è La Nuit de l'Homme di Yves Saint Laurent. Questo profumo l'ho comprato apposta perché lo suggeriva lui, è un profumo che dice che faccia i miracoli con le ragazze e in effetti, in effetti, questo profumo è proprio buono. È completamente diverso da qualsiasi genere di profumo che si sente in giro, lo trovate ovunque, non è nemmeno tanto caro, però ragazzi fidatevi che con questo profumo riceverete come minimo un complimento ogni volta che qualcuno vi abbraccia. Non è un profumo che si sente tanto quando magari vai in discoteca, è più un profumo da uscire a cena con una ragazza, uscire, avere un appuntamento, oppure andarci magari quando avete il primo appuntamento che andate uno a casa dell'altro, non lo so. Insomma, è un profumo unico, quando lo indossi sicuramente la gente si ricorda di te in modo diverso, piuttosto che indossare Paco Rabanne 1 Million che c'hanno tutti. Questo è proprio buono, è legnoso, caldo, secondo me si può indossare sempre, però la sera è meglio, ed è La Nuit de l'Homme di Yves Saint Laurent al settimo posto. Al sesto posto ci metto Versace Dylan Blue, anche se secondo me la bottiglietta è da primo posto perché, cioè, guardatela, boh, a me piace un sacco. È uno dei profumi forse meno cari tra quelli che ho, anche se in realtà non è che costa così poco. Versace Dylan Blue è un po' un misto tra Dior Sauvage e Acqua di Gio Profumo, se li conoscete. Ha dentro incenso, Ambroxan, che è la cosa che lo fa durare di più. E è un profumo acquatico, sa molto di mare, di oceano, ma non in senso dolce, non in senso tropicale da ragazzino, ma in senso molto maschile, molto uomo. È un profumo cupo, un profumo avvolgente, però ragazzi dura tantissimo, e con questo profumo ho ricevuto complimenti da gente che non conoscevo nemmeno, quello è il punto. Quindi secondo me si merita il sesto posto Versace Dylan Blue. Per il quinto posto volevo mettere due profumi a pari merito perché li indosso nelle stesse occasioni e mi hanno dato entrambi un sacco di complimenti. Sono Acqua di Gio Profumo e Prada L'Homme. Questi due profumi sono una bomba, sono proprio fantastici. Sono profumi da ufficio, da giorno, da vestirsi bene, profumi da camicia o da giacca e cravatta. Io li indosso nelle occasioni speciali, come non so, comunioni, eventi in cui sono vestito bene. E ragazzi, mamma mia, questo lo vedo un po' più come un profumo di giorno, questo è un po' un profumo un po' più da sera, un po' più da uomo, un po' più, diciamo, profumo più versatile, un profumo che si indossa in più occasioni. Se volete il mio consiglio in questo momento, io direi che questo è il profumo più buono, questo è il profumo più utile. Acqua di Gio Profumo è un profumo che dura tantissimo, più di Prada L'Homme, è un profumo che piace a tutte le donne, ha incenso all'interno, è un profumo come Versace Dylan Blue cupo, però ricevete tanti 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 complimenti. Prada L'Homme piace molto, è stato uno dei profumi, piace tantissimo, è un profumo che piace soprattutto alle donne, ma uomini anche sentendomi mi hanno chiesto dove l'hai comprato, che profumo è, lo voglio avere assolutamente. Quindi direi pari merito, giorno, sera, più vecchi, più giovani. Prada L'Homme e Acqua di Gio Profumo. Posto numero 4, Armani Code Profumo. Un altro profumo di Armani. Questo profumo lo indosso quando vado in discoteca. Questo profumo è un profumo fortissimo. Se lo indossi quando sei in classe, se lo indossi quando sei al lavoro, probabilmente ammazzi qualcuno a fianco a te. Però non è troppo dolce, non è un profumo che ti nausea, è un profumo iper sofisticato, ti dà quell'aria di stasera sono il capo. Veramente buono, a tutte le persone che l'ho fatto sentire mi hanno detto che questo è il loro profumo preferito tra quelli che ho, però non mi ha dato tanti complimenti in giro quanto i primi tre posti, quindi lo metto al posto numero 4, è Armani Code Profumo.
Posto numero 3, Carolina Herrera CH Men Privé. Questo profumo qua, a parte il tappo con cui ci si diverte, è un profumo, secondo me, il migliore tra quelli che ho, in senso di odore. Cioè, io proprio questo è il profumo che mi piace di più in assoluto tra quelli che ho. E è un profumo che in Italia purtroppo non si trova. Io l'ho comprato su internet, su Amazon, ma metto il link in descrizione di tutti i profumi di cui vi sto parlando. E questo profumo è un profumo da mettere di sera, qualsiasi periodo dell'anno, meglio autunno, inverno, per bar, quando esci. Ragazzi, io non ho mai ricevuto tanti complimenti al bar se non con questo profumo. Questo poi con la giacca di pelle, se lo indossate con una giacca di pelle, incredibile. Posto numero 3, Carolina Herrera CH Men Privé. Al numero 2 metto Dior Sauvage. Perché Dior Sauvage al numero 2? Negli altri video ho detto che era il numero 1, lo so, ma ultimamente mi dà sempre un sacco di complimenti, forse più di tutti gli altri in assoluto. Però il numero 1, di cui vi parlerò dopo, ultimamente mi sta dando un sacco di soddisfazioni, e allora per quest'anno lo metterò al primo posto. Dior Sauvage, incredibile creazione. Penso che ormai tutti lo conoscano, la pubblicità di Johnny Depp, ne ho parlato già in altri video. Ambroxan all'interno, incenso, profumo buonissimo. L'unica cosa, sta diventando un po' troppo popolare, la gente inizia a comprarlo per il padre, per il figlio, per lo Spirito Santo, il cugino e il marito, e quindi, come Paco Rabanne 1 Million, come Paco Rabanne Invictus, è un profumo che iniziano ad avere in troppe persone. Per questo quest'anno, secondo me, si merita il secondo posto, anche se con questo profumo ho ricevuto non sapete quanti complimenti. Forse la maggior parte di complimenti addirittura l'ho ricevuto in generale da questo profumo qua. Però il maggior numero di complimenti ultimamente, indossandolo anche meno, è da questo profumo qui. Victor & Rolf Spice Bomb Extreme. Sì, è un profumo più invernale che altro, quindi magari per questo, dato che adesso siamo in ottobre, novembre, però ragazzi, io me ne sono innamorato subito quando l'ho sentito. Alla gente, quando lo faccio sentire sulla carta, non mi dà tante soddisfazioni, però quando lo metto è proprio una bomba, come dice il nome. Si sente tantissimo, dura un'infinità, un'infinità, sa di qualsiasi tipo di spezia conoscete, ma in modo il più positivo e sexy possibile. Vaniglia, tabacco, qualsiasi cosa. Iper maschile, e mi è successo un aneddoto che adesso vi racconterò per il fatto che non l'ho messo al primo posto confronto a Dior Sauvage. Ero in giro con il mio migliore amico Andrea Zardi, apparso in un video in cui parlavamo del nuoto nel canale. E una sera eravamo a Mantova a fare un giro e un ragazzo che io non conoscevo, un suo amico, sentendoci camminare, eccetera, gli ha detto: "Madonna, ma Zardi, ma che profumo hai? È buonissimo, si sente tantissimo, che profumo è?" E io a Zardi avevo dato un consiglio di mettere Dior Sauvage, di comprare Dior Sauvage, perché al momento era quello che mi dava più complimenti, e di metterlo. E lui tutto contento: "Dior Sauvage, ti piace, così si compra in giro." E lui ha detto: "Ah, buonissimo." E insomma, per tutta la durata della serata continuava a un certo punto a ricevere complimenti sempre da questo ragazzo, e in cui proprio diceva: "Madonna, ma ripetimi il nome perché è proprio buono." E insomma, io ero lì con il mio Spice Bomb Extreme addosso a dire: "Vabbè." Alla fine della serata, quando poi se n'è andato via, che ci ha salutati, abbraccio il ragazzo e gli faccio: "Ci vediamo, alla prossima." E lui mi fa: "Ma aspetta un momento, ma sei te che hai questo profumo?" Quindi questo è un po' l'aneddoto di Spice Bomb. Per tutta la sera ho ricevuto complimenti da questo ragazzo senza nemmeno saperlo. E poi all'università, da ragazze, da ragazzi, da genitori, da chiunque, è incredibile numero di complimenti. Numero 1, Victor and Rolf Spice Bomb Extreme. Quindi per oggi, ragazzi, ho detto tutto.
Spero che il video vi sia piaciuto, metterò giù in descrizione tutti i link se volete guardare o comprare questi profumi su Amazon. E iscrivetevi e ci rivediamo al prossimo video. Trying to protect your soul.